Una passeggiata da Piazza Salotto a Pescara con una lunghezza di 2,5 km si è snodata tra il centro città e il lungomare. Tutto questo nell'ambito della campagna hashtag Io non sono il mio tumore, per dire sì al diritto all'oblio oncologico, campagna organizzata dall'AIOM, Associazione Italiana Oncologia Medica, ed è stata accolta con entusiasmo dalla dricessa Ollus e dalla presidente Carla Panzino. Hanno dato il loro sostegno altre associazioni e realtà, Misericordia, Federcentri, la ASL con Vincenzo Ciamponi, direttore generale, il comune con il sindaco Masci, presente assieme al presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio. Allora, il diritto all'oblio cerca di affermare il diritto degli ex malati, così come esiste il diritto all'oblio anche dei post lasciati sui social. Il diritto all'oblio è quello di evitare che i guariti oncoematologici debbano comunque vedersi delle limitazioni per quanto concerne anche un prestito, un mutuo oppure un'assicurazione, anche l'adozione dei figli. Insomma, una serie di diritti che vengono confermati a tutti i cittadini italiani, ma che per loro no. Io avevo conosciuto questo grande problema perché, occupandomi soprattutto del settore pediatrico, più volte avevo parlato con mamme e tra di loro c'era questa mamma e questo papà che mi parlavano delle difficoltà che il loro figlio 26enne, e che era stato in cura, era guarito da 10 anni, quindi era poco più che un ragazzino quando si è ammalato, il guarito, e si era diplomato, guarda, ricordo tutto perfettamente, si era diplomato e voleva aprire una piccola officina perché era un elettrotecnico, non ricordo bene adesso l'attività, e avevano queste limitazioni perché veniva considerato ancora un malato, quindi una persona poco affidabile per quanto concerne un prestito. Questo mi lasciò molto sorpresa perché conobbi per vie anche personali la stessa problematica con un familiare, e pensavo che nel giro di 30 anni le cose fossero cambiate, invece no. Quando ho ricevuto la sollecitazione circa 10 giorni fa dal professor Beretta, il nostro nuovo direttore dell'oncologia, immediatamente mi sono adoperata e ho chiamato a raccolta tutti i volontari. Intanto continua la raccolta di firme, c'è l'appello del presidente della Fondazione AIOM, Giordano Beretta, tra l'altro direttore dell'unità operativa complessa Oncologia Pescara. Professore, è possibile firmare in presenza in piazza ma anche online? Vorrei che lei ricordasse il link. Allora, si può firmare qui in piazza durante la camminata, si può firmare su www.dirittoalobliotumori.org. Non c'è bisogno di nessuna cosa particolare, basta lasciare nome, cognome e email, e noi stiamo raccogliendo le firme, siamo già oltre le 75.000 firme, stiamo avvicinandoci con la impennata che c'è stata nell'ultima settimana grazie proprio alla diffusione mediatica di questa iniziativa alle 76.000 firme. L'obiettivo è 100.000 firme per andare dal Presidente della Repubblica e da quello che sarà il Presidente del Consiglio.